dai, ma in fondo non è mica la fine del mondo. Noi figli, quando crescono, fanno le loro scelte, prendono la loro strada. Ma non in questo caso! Il padre ha avuto successo, gli ha aperto la strada, c'è una tradizione da portare avanti. E lui che cosa fa? Fa di testa sua, che schifo! Ma non ha tradito! In fondo fa pur sempre lo stesso mestiere! Lo stesso mestiere? Sì. Lo stesso mestiere, secondo te DJ Francesco fa lo stesso mestiere dei Puma? Cosa sei, scemo? Ma canta, no? Canta! E quello lo chiami cantare? Quello lo chiami... Questo cantare! Dio delle città! Me la faccio nei pantaloni. Dai, Paolo, comportati da uomo. Su, non lasciare che la tua mente prenda il sopravvento su di te. Oh, piccola Katie. Oh, piccola Katie. Oh, piccola Katie. Oh, piccola Katie. Piccola Katie. Esattamente. Butte, provincia di Udine, estate 1968. Ma siete scemi? Sono loro. Più volte, ovviamente, quando si pensa a un personaggio, più idee ha in testa precise e più il personaggio diventa credibile. E quindi puoi immaginarti che macchina ha, che cosa pensa della famiglia, che vacanze gli piace fare. È una delle domande che ti puoi fare è che tipo di musica ascolta. Per me i Pooh sono un... Io sono cresciuto con le canzoni di Pooh. Dimmi se conosci qualcuno più grande dei Pooh, non dirmi i Beatles perché ti gonfio, E i Pooh, secondo me, sono stati una bella idea, insomma. Paolo, ma calmati, ma non ti ho mai visto così, datti una regolata. Un soffio di fiato, un attimo ancora. Come è risaputo, Paolo Bitta è, credo, il più grande fan italiano, forse anche mondiale, dei Pooh. Paolo! Oh, come ci fai sentire tutto il concerto? No, solo punto in cui io e il mitico Robby, il leader dei Pooh, cantiamo insieme. Mozart non esiste, Beethoven non esiste, c'è solo una musica che è quella dei Pooh. Il mitico Robby fa chiunque dei Pooh. Sì. Mi ha guardato dritto in faccia per sei secondi. Se si sta bene attenti, Paolo Bitta ha proprio un modo particolare di cantare le canzoni dei Pooh. Cioè non le canta come ognuno di noi potrebbe cantarle sotto la doccia, ma proprio con un impegno, una devozione totale, no? Sei un vero amante dei Pooh? Allora iscriviti al concorso Diventa il Quinto dei Pooh. Primo premio, un ingaggio per suonare accanto ai tuoi idoli. Diventa il Quinto dei Pooh. Tira fuori l'accendino e comincia a cantare. Quindi gli parte un luccichio negli occhi appena inizia a pensare alla canzone dei Pooh e poi praticamente fa un'escursione di note che le passa tutte sette di più se ce ne sono, quindi fa questa cosa tipo Paolo! Senti che voce! Il premio è già mio! Paolo Bitta non è stonato, però è così tanto partecipe di ciò che canta che... enfatizza ciò che canta. La cosa che mi sconvolge di più è quanto ci crede, come ci crede quando canta un pezzo dei Pooh. E quindi va in Larsen, come si suol dire, cioè fischia con i microfoni vicino a una cassa. Dio delle città e dell'immensità. Se vero che ci sono! Da due settimane che soffro un po' di stitichezza, ho bisogno di silenzio, di concentrazione, non di Dio dell'esito! Io credo che Luca Nervi mal sopporti questa passione di Paolo per i Pooh, anzi credo che detesti, cortesemente detesti i Pooh, anche perché è obbligato da quel cretino ad ascoltare tutti i giorni le versioni stupide delle canzoni di Pooh. Ma dovevi sentirmi quando ho fatto l'urlo di tanta voglia di lei? Mi dispiace! Ho saputo che Paolo ti porta con sé al concerto dei Pooh, ma è carino da parte sua, un vero amico. Ma cosa dice, un incubo? Preferirei passare il weekend in casa di De Marinis a pulirgli la cantina. Secondo me lì vive più come un incubo il fatto di dover anche passare due giorni con la famiglia Bitta.
Allora, sei pronto per il concerto dei Pooh? Sì. Ah, vedrai, quando tutta la gente canterà Dio delle città! Andare a un concerto di Pooh con Paolo Bitta significa essere oggetto di qualsiasi tipo di violenza psicologica, fisica, perché insomma quando lui è lì si devasta ovviamente. Facciamo tutto il tour, tutte le date ci facciamo, partiamo col camper tutti insieme, con i bambini, no. Staremo stretti, no. Ma saremo felici! Paolo, così è troppo, mi viene da piangere, guarda, mi viene da piangere. Canta con me. Concerto. Sì. Si può sul palco. Sì. Che forte i Pooh. Sì. Il concerto dei Pooh. Sì. I Pooh. Sarà difficile disintossicarlo. È molto, 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 molto drogato. Cercavo di far capire a Paolo come questa sua passione fosse diventata una dipendenza. Però Paolo non ci sente molto da questo punto di vista, anche perché come tutti i dipendenti non sa di essere dipendente, cioè la vive solo come una passione. Perché invece andare in giro in camper con i Pooh a tutto volume trincando bottiglie di grappa, tu come lo chiami? La chiamo Bella Vacanza. Il vero drogato credo sia proprio Paolo, con la passione dei Pooh, che è quasi talmente imbarazzante che è quasi bella. E tu quando parli dei Pooh sciacquati la bocca, eh? Ognuno di noi è dipendente da qualcosa. Prendi Paolo per esempio, lui è un vero drogato dei Pooh. Prova le vaglie, le vedi che crisi d'astinenza che ti fa. Per un mito come i Pooh, per Paolo Bitta, insomma, l'idea che questo mito possa, insomma, non essere più tale, possa sfumare, è un'idea, è un pensiero assolutamente aberrante, insomma, per lui. Poi sarebbe interessante vedere che cosa farebbe. Cosa fai il concerto così? Ah, allora non hai saputo. No, cos'è? I Pooh. Che cos'è i Pooh? Dimmi. Si sono sciolti, l'ho sentito alla radio. No! Perché avete fatto questo? Forse comprerebbe i dischi di tutti singolarmente. Cercherebbe di ascoltarli comunque, sempre, anche se dovesse ascoltare Robby Facchinetti da solo, piuttosto che Red Canzian da solo. Io mi ammazzo! Paolo, no, non è così, era uno scherzo, non si sono sciolti, Paolo, te l'ho fatto per fare uno scherzo, sono ancora insieme. Sei matto, sono scherzi da fare, mi hai fatto perdere 3 anni di vita. Ha una voce in falsetto che fa anche ridere quella, perché... canta sempre sopra i toni. Vince Paolo Bitta con la splendida imitazione di Pooh. Dammi solo vita, non soffio di me. Insomma... Ha 2 passioni Paolo, l'Alfa, la sua macchina e i Pooh. La tua pelle è sconosciuta e sincera, chi lo scherza? Con Gaia le tenta veramente tutte, non esclude nessun colpo e chiaramente non può non tentare con la sua grande passione. A volte 2 persone hanno bisogno della stessa cosa. La tua pelle è sconosciuta e sincera. Alex non sopporta sentire cantare Paolo in quel modo poi le canzoni di Pooh. Preferirebbe non sentirlo neanche proprio parlare, ecco. Per Paolo Bitta i Pooh sono la musica principalmente. Quindi quando si parla di note musicali, Paolo Bitta pensa a Piccola Katie piuttosto che... Dammi solo un minuto. Basta, per lui quello. In quale anno è uscito l'album Rotolando Respirando dei Pooh? Attenzione Ilaria, do un aiutino. È il 10° album in ordine cronologico, quindi mi occorre una data. L'episodio del quiz di Natale è stato un episodio molto divertente. C'eravamo tutti e Ilaria si trova a sfidare Paolo Bitta. Visto che i Pooh c'erano già quando io ero all'asilo... 1960! No, non è questa! Si passa a Paolo, prego Paolo! È Rotolando Respirando, anno 1977. Paolo è rinomato per la sua ignoranza abissale. Elenca tutta la discografia dei Pooh oltre a rispondere, mannaggia, esattamente la domanda. Perfetto, questa naturalmente... Tra l'altro Facchinetti aveva una maglietta gialla sulla copertina che gli aveva regalato la zia delle canzoni. Una piccola questione. Vabbè, è molto interessante, ma non serviva perché è la risposta esatta!
Senti, mentre ero in ufficio ho scritto una piccola canzoncina, così amo dei Pooh, proprio per Marilyn. Te la faccio sentire. Grazie. Un po'. Quando Paolo ha cantato per Patty, insomma, durante le esequie di Marilyn, Patty si è commossa, era contentissima, perché comunque appunto l'ha vissuta come un momento di grande partecipazione emotiva e di condivisione del dolore insieme a Paolo, perciò secondo me, poi vabbè, mi fa ridere dire queste cose che sono due deficienti. Oh, piccola Marilyn! Oh, piccola Marilyn! Oh! Spina di pesce che t'ha toccato, era tornata, ma Patti dormiva, ruzzava forte, il suo respiro finiva, poi per la pozza ti si fatta la giara. Tre, due, uno, azione! Che pu è? Sette secondi. Io pensavo meno. Quasi dopo un anno di registrazione, alla fine non si sa bene se come premio oppure come punizione, sono stati invitati Pooh nell'ufficio di Camera Caffè. No, e questa era veramente una cosa inaspettata, perché io non avrei mai pensato che un gruppo come Pooh potesse venire nell'ufficio di Camera Caffè. Ci sono i Pooh. Ragazzi, stanno arrivando! Li ho visti, sono... Troppo toghi! Entro! Ciao, buongiorno! Buongiorno! Piacere! E questa è la nostra area relax, se gradite un caffè? Ah, questo esercito di spaccendati? Beh, per l'appunto un esercito di spaccendati. Io mi ricordo davvero che quel giorno c'era una particolare elettricità nell'aria, era veramente, tutti gli attori erano presenti qui sul set, poi questa storia dei Pooh sul set era veramente un evento. Questa azienda sarà più affidabile e dinamica, giovane e determinata e affascinante, ma soprattutto sarà come i Pooh! Paolo, lì è stato veramente straordinario. Riusciva a calamitare l'attenzione in modo stratosferico. Senta, ho detto qualcosa che l'ha fatta ridere? Sì, ha detto qualcosa che ti ha fatto ridere? No, anzi, un bel discorso, certo, non come i miei. E allora, faccio qualcosa di meglio, su. Beh, io a un certo punto mi dimentico la battuta proprio perché, questo mi succede anche altre volte, ero talmente calamitato dal suo modo di recitare che dovevo intervenire e mi sono scordato completamente la battuta, poi non sono riuscito ad agganciarla. No. Io una volta ti salvo, la seconda non ce la faccio. Solo questo. Mi spiace. Allora faccia di meglio, su, avanti. I Pooh sono come... Sono... Scusate, l'ho un po' emozionato. Luca Nervi, delegato sindacale. Ciao. Lui è un vostro grande ammiratore, è uno. Ciao, siete Luca. Proprio i suoi idoli. Paolo è completamente dissennato, quindi sia nel bene che nel male Paolo agisce senza pensare. Qua c'è il nostro nuovo CD, è nuovo, occhio, eh? Appena uscito, un'anteprima straordinaria. Nulla toccare! Signori, Paolo Bitta. Guardavo Paolo che si soglu e devo dire che in realtà quella mattina quando c'erano i Pooh era realmente emozionato, però non capivo se era emozionato Paolo Bitta o Paolo che si soglu. Quando tu fai un carattere, non so, la passione per una cosa, poi hai modo di confrontarti con questa cosa all'interno di una puntata, puoi finalmente inventarti che faccia fa il tuo personaggio quando li vede davvero, che cosa gli direbbe. Finalmente quelle cose gliele dici, quelle cose le pensi e quelle facce le farai. Pronto? Pronto, Vale? Sì, ciao, sono io. Come chi? Sono io. Ecco, io volevo farti un regalo perché io ti amo tanto, Vale. Ecco, questo è per te. Oh, piccola Katie, oh, piccola Katie. È stato divertente e anche lì credo che si sia cantato piccola Katie, che oramai praticamente il credo possa essere la sigla di Camera Caffè. Stanotte bruciato tutti i fantasmi. Voi non siete i Pooh. Sì, all'inizio ci crede, però
Però poi si accorge subito, secondo me non ci può credere fino in fondo, non ci poteva credere fino in fondo, perché sennò per lui sarebbe la follia totale. Paolo non può incontrare Pooh, è come dirgli che è come incontrare Dio, non si può. Bitta, ma come si permette? Le sembra il caso di insultare i nostri ospiti, i nostri testimonials? Ho insultato dei truffatori, non firmi De Marinis, questi non sono i Pooh. Dimmi qualcosa, su, non hai ancora bevuto niente, no, oggi. No, ho la prova che non sono i Pooh. Ah, hai la prova? Tu pensa se non sono... Facchine. Dale, oh. Bravo. Ah, è la prova? È la prova. Tu pensa che se... Me l'ho studiata benissimo prima, cazzo! Cioè, continuavano a voler provare, perché non so se perché si divertissero o meno, ma... E poi tra di loro, quando sbagliavano, un po' come succede tra di noi, si incazzavano di brutto, cioè quindi c'era Robby che diceva l'altro: ah, hai sbagliato, toccava a te! Hai la prova? Pensa un po' se non sono se hai la prova. Ma non è così, è una nostra canzone, la cantiamo da 30 anni. Avremmo cambiato una parola, ma la canzone nostra poi la facciamo come ci pare. Oh, è una canzone di Pooh e la facciamo come ci pare. Le canzoni di Pooh sono sacre! Vabbè, Paolo, facciamo così, gli fai delle domande sulla loro vita. Se loro ti rispondono, tu ti metti il cuore in pace. Forza, vediamo. Vieni, Boccolone, vieni qua, forza. Ma Paolo... Nel 1980 un vigile del fuoco ti scarica un intero estintore addosso, spaventato dalla macchina di fuoco. Sì, a Torino, mi ricordo. No, stai zitto! Non è questa la domanda. Come si chiamava il vigile del fuoco? Sì, buonanotte, come si chiamava? Sono passati 20 anni. Fila via! Si chiamava Gianni Pupazzetto, sì, ed è stampato a lettere d'oro nella storia di Pooh. E quindi tu non sei Pooh. E neanche un fan. Ma Paolo, ma che domande gli fai? Ma come fanno a ricordarsi di uno che hanno conosciuto 20 anni fa per 10 minuti? Chiedili di quanti dischi hanno venduto, quante volte hanno vinto Sanremo, ma scusa, eh! Chiunque entra in contatto con i Pooh diventa famoso, entra nella storia, tutti si ricordano di lui, anche i Pooh! Di lui anche i Pooh. Senti, vabbè, poverino. Luca, 20 anni fa. Scusa. Di lui. Scusami, è stato bello, anche Paolo Cacciassuolo è stato contento di incontrare i Pooh, devo dire, quindi insomma sono stato felice, sono quattro uomini davvero piacevoli. Dove avete suonato il 13 febbraio del 1981? Con che canzone avete iniziato? Con che canzone avete finito? E chi di voi aveva una maglietta azzurra? Forza. Catanzaro. Pensiero? Sì. Noi due nel mondo dell'anima, sì. La maglietta, Stefano. No, no, non l'aveva Stefano, l'aveva Robby Facchinetti. Abbiamo fatto delle cose neanche mai accadute in televisione, no? Che, ad esempio, che qualcuno abbia menato i Pooh. Tu non sei Robby Facchinetti. No, tu non sei Facchinetti. No, Paolo, Paolo, Paolo. Robby Facchinetti. Spieghiamo che Dara le testate contro la macchina del caffè, finte ovviamente, non è così semplice, nel senso che bisogna fare un po' di pratica, perché chi te la dà deve accompagnarti bene col movimento e chi la subisce deve seguire questo movimento e essere credibile dando questa botta, insomma. Robby Facchinetti, non essendo allenato e essendo... così un po' rigido, come dire, ha avuto qualche difficoltà, ho avuto qualche difficoltà a dare le botte. E poi c'era questa caduta all'indietro che chiaramente i miei colleghi, che mi volevano molto bene, mi prendevano un attimino prima di stramazzare completamente sul suolo. L'ultima volta io ho fatto grande capocciata, molto più convinto, caduta all'indietro. Loro, capito, come sono arrivato lì a 2 centimetri là, si sono dati da parte, io ho picchiato. È caduto di schianto all'indietro e io mi ricordo che ho sentito una botta, proprio un suono sordo. Ricordo che gli avevo chiesto subito se si era fatto male, lui aveva detto no, no, ma con la faccia di quella di dice no, che poi pensa, sì, mi sono fatto male. Sì, ha dato una bella legnata, è stato divertente. L'incontro con i Pooh, dal punto di vista umano, è stata una scoperta per me, Paolo Cacciassuolo, nel senso che ho scoperto quattro persone veramente semplici.
è stato emozionato perché ho visto quelli lì famosi, cioè mi è sembrato di vedere quelli lì famosi che ho sempre visto, che vedevo da ragazzino, e averceli qua è stato, e lavorare con loro è stato molto divertente. Poi loro sono quattro persone molto simpatiche, molto alla mano, per cui è stato divertentissimo lavorare con loro. Un solo istante. A volte penso che la vita sia come un discorso, e a me sembra di perdere il filo. Vabbè, se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Come siamo profondi stamattina. Vediamo se si può imparare questa vita, o magari un po' cambiarla, prima che ci cambi lei. Non ci posso credere, hai letto un libro? Ma che libro? È Uomini soli di Pooh. Vediamo se si può!